Insinuazioni o commenti sessisti? L'ha chiamato omaccione. Baci o abbracci non desiderati? Gli ha messo una mano sulla gamba. Beh, gli ha chiesto di farle un massaggio ai piedi. No. Gli ha messo direttamente i piedi addosso. Flirt offensivi, battute vessatorie? Lo ha costretto a cambiarsi la camicia davanti a lei per vederlo a petto nudo. Insomma, non mi ha costretto. Pedro, questa è una molestia, non c'è dubbio. E chi dovrebbe denunciarla? Ragazzi, non possiamo puntare a una società più egualitaria se lasciamo passare questi abusi. Pedro, abbraccia la tua vulnerabilità. Abbracciala, Pedro. Non è più facile scoparsela? Proprio no. Magari alza lo stipendio. No, le relazioni sessuali nell'ambiente di lavoro sono molto delicate. Stai prendendo appunti? No, non è la stessa cosa. Insomma, è che ho conosciuto una ragazza. Mai frequentare colleghe di lavoro, giusto? Non abbiamo fatto nulla, per ora, insomma. Cioè, lei non è la mia capa, è un semplice architetto, come me. Se il rapporto di lavoro è orizzontale e non c'è abuso di potere, va bene. È fondamentale che ci sia un consenso attivo. Ah, chiaro, sì. Sì, e che cos'è?